saluto a tutti da parte mia. Oggi vi presento un nuovo telefono di casa Umi. Parliamo di Umi Diamond. È stato fatto l'unboxing, la scatola è completamente vuota. Ho testato questo telefono, ho avuto modo di tenerlo un pochettino in mano in questi giorni. All'interno della confezione troviamo il nostro device, eccolo qua, ma troviamo anche il cavetto di ricarica USB, micro USB, un caricabatterie. Suppongo che non sia ricarica veloce perché è di un solo ampere. Abbiamo anche un libretto di istruzioni molto ben fatto che ci dà alcune informazioni in merito al nostro device. Ma andiamo a vedere un pochettino come, diciamo, come si presenta questo device. Mettiamo da parte la nostra scatola, la mettiamo via. Umi Diamond è un telefono dual SIM dotato di un processore MTK 6753 octa-core da 1.5 GHz. Ricordo che la memoria, o meglio il processore, è 64 bit, la GPU grafica, sempre parliamo di ARM Mali, in questo caso la T20, 3 GB di memoria RAM, davvero tanta, ROM, memoria di massa, hard disk, chiamiamolo come vogliamo, sono 16 GB, in linea un pochettino con quelli che sono i device di costo medio-basso, costo davvero bassissimo in questo caso, ma ricordo che all'interno ha anche una batteria molto performante da 2650 mAh, polimeri di litio. Abbiamo un display di 5 pollici di diagonale, risoluzione HD, tipo IPS. Manca il Gorilla Glass, ma c'è un nuovo tipo di vetro che un pochettino stanno utilizzando le aziende cinesi, parliamo del T2X-1, che dovrebbe essere un vetro temperato resistente agli urti con una curvatura 2.5D. Nella parte posteriore mi ricorda un pochettino il device di Samsung Edge. Nella parte posteriore troviamo la fotocamera, connettività GSM, LTE 4G, dual SIM come vi dicevo. Vi faccio vedere un pochettino nella parte posteriore con l'apertura del nostro cover molto semplice. Ecco qua, si tira via in 2 secondi, abbiamo la batteria, la andiamo a rimuovere direttamente. Abbiamo SIM 1 e SIM 2 e abbiamo l'ingresso per una micro SD, eccola qua, che può essere inserita direttamente, quindi fare registrare sia i filmati che le fotografie, che tutti i contenuti digitali possono essere spostati. Ricordo che con Android non è possibile spostare l'operatività di tutte le app, ma ci sono delle app che consentono di spostare a loro volta delle app. Abbiamo l'ingresso micro USB per diciamo il collegamento di ricarica e collegamento al computer posto nella parte superiore, wifi con doppio canale, ricordo con 2.4 GHz e 5 GHz, bluetooth 4.0, sensore di gravità, sensore di luminosità, sensore di prossimità, sensore di alt e GLONASS, quindi tanta roba sul fuoco che consente a questo device di basso costo di poter esprimere al meglio le proprie potenzialità. Ma andiamo ad attivare il nostro telefono. Una volta attivato il nostro device, voglio ricordare che la fotocamera posteriore è una fotocamera da 8 megapixel con sensore AI-400-843B interpolata, arriva fino a 13 megapixel, ma non consiglio l'utilizzo dell'interpolazione perché si perde una certa qualità. Abbiamo il flash LED di stato per illuminare le nostre fotografie, fotocamera anteriore da 2 megapixel più che sufficiente per una videocattata. Un il nostro display, che ricordo essere un IPS, bello luminoso, abbiamo posizionato il massimo della luminosità. Andiamo a chiudere la geolocalizzazione che era partito già di default, abbiamo già preimpostato il wifi. Andiamo a vedere un pochettino quelle che sono le caratteristiche del nostro telefono. Andiamo in info sul telefono. Voglio ricordare che questo telefono ha l'accensione, bisogna impostare la lingua perché in inglese, e ovviamente anche il posizionamento per quanto riguarda l'orario, quindi mettere l'orario di Amsterdam e avere l'ora precisa. Ma andiamo a vedere la versione di Android 6.0. Abbiamo aggiornato immediatamente, appena acceso il telefonino, si è aggiornato il firmware, quindi con l'ultimissimo firmware. Andiamo a vedere un pochettino quello che sono l'accessibilità. Io di solito imposto sempre il tasto di spegnimento di chiamata on off direttamente con il tasto di chiusura, perché è fondamentale, perché spesso capita che per chiudere una telefonata il display si spegne e quindi non si riesce a chiudere la telefonata, blocchiamo anche la schermata. Il display sembra reagire bene al tocco, vedete?
molto molto fluido. Devo dire la verità, questo octa-core della MediaTek funziona bene, ho avuto modo di testarlo in questi giorni un pochettino. Ad esempio, apriamo il Corriere della Sera, vediamo un pochettino come reagisce. Molto veloce anche il comparto notizie, vedete? Molto bene, devo dire la verità, si vede veramente molto bene, funziona bene. Vedete, il display risponde, risponde più che bene. Torniamo indietro, andiamo ad aprire delle altre notizie, vediamo un pochettino sulla pagina generale del Corriere della Sera. Velocità, ricordo che siamo sotto rete Wi-Fi in questo caso. Telefono risponde, risponde più che bene, devo dire la verità. Mi piace. Vediamo un attimino quelle che sono i collegamenti ipertestuali. Molto bene il comparto assoluto. Andiamo anche in immagini direttamente, vediamo un pochettino come funziona. Allora, immagini, apriamo. Vediamo delle nostre immagini, vediamo un pochettino la qualità fotografica. Vediamo le immagini. Il pinch to zoom risponde bene. Non ha particolari lag, in linea di massima è accettabile anche per il prezzo. Diciamo molto contenuto di questo telefono. Ricordo che comunque un octa-core con 3 GB di RAM funziona davvero davvero molto bene. Andiamo un attimino a vedere anche un pochettino quali sono le varie impostazioni del nostro telefono. Ecco qui, ho scaricato CPU Z, ne ho scaricati vari in effetti, MediaTek MT6753 da 1,3 GHz, 8 core, vedete che si è accesa solamente la CPU numero 1, ma al momento che andiamo, diciamo, a lavorare meglio si iniziano ad attivare, vedete, gli altri core della CPU. Quindi vuol dire che questo, la CPU Load in questo caso sta lavorando all'11%, il processore Mali T720, vedete, sta lavorando al 0%, il device Umi Diamond direttamente il nome. Parliamo dello screen da 5 pollici 320 dpi, la memoria disponibile è comunque, andiamo a vedere, ci sono 2 giga circa di memoria disponibile. E quindi su 3 GB interna di storage abbiamo a disposizione 9,92 GB a disposizione, quindi l'89%. Il sistema Android 6.0, abbiamo la batteria con le temperature 81% in questo caso, e ci sono tutte le temperature, quindi attraverso questo software riusciamo ad avere tutte le informazioni per quanto riguarda il nostro telefono. Ricordo che il telefono risponde molto bene, già ci sono delle app preimpostate, non c'è tanto da dire perché ormai i telefoni Android sono tutti gli stessi. Andiamo a vedere il comparto fotografico, vi presento come al solito Capitan America che è caduto, inciampato con Mr. Hulk. Andiamo a vedere di fare qualche scatto fotografico. La messa a fuoco non mi sembra male, guardate, stiamo lavorando senza flash. Andiamo a vedere anche i dettagli, molto bene i dettagli, guardate qui. Molto molto bene, mi piace, hanno migliorato un pochettino. Parliamo sempre di un telefono di fascia molto bassa. Bene anche il comparto flash, vedete, guardate i particolari, la fotografia veramente è venuta molto buona, devo dire la verità. Abbiamo anche la possibilità di poter girare dei video in alta definizione, stiamo girando. La messa a fuoco la possiamo direttamente posizionare con il dito, stiamo utilizzando anche il comparto flash per i video. Andiamo a vedere un pochettino cosa è venuto fuori. Vedete, ora ho messo a La possiamo fuoco. direttamente posizionare con il dito, stiamo utilizzando anche il comparto flash per i video. Guardate, devo dire la verità, il comparto video mi è piaciuto moltissimo, mi piace perché si vede molto bene, devo essere onesto. E le regolazioni sono quelle classiche di Android Andiamo a chiudere questa 6.0. nostra recensione. L'unica cosa che voglio farvi vedere un pochettino è la CPU grafica. Andiamo ad aprire Real Racing. Ecco Real Racing, andiamo ad aprire il nostro test videogiochi, videogame, per vedere un pochettino il funzionamento della nostra GPU Mali. Vedete, i sensori funzionano molto bene, lo sterzo funziona molto bene. Andiamo a toccare, partiamo, pronti per giocare? Siamo pronti. Ecco qua, la stiamo settando. Possiamo anche cambiare la scena, vedete? La grafica è molto buona, rispondono bene i sensori.
Andiamo avanti ad urtare. Il telefono sembra non avere troppi rallentamenti, è fluida l'immagine, quindi la scheda grafica sta facendo bene il suo dovere. Per essere un telefono non troppo costoso, funziona più che bene. Probabilmente il processore octa-core spinge bene, ma anche 3 GB di RAM che danno man forte, è un processore che comunque ci dà del suo. Certo, non è paragonabile a un telefono di fascia alta, ma stiamo parlando di un prezzo nettamente inferiore. Vedete bene, in fondo non c'è costruzione nelle immagini, quindi buon risultato. Guardate in fondo, il paesaggio comunque appare immediato. L'audio non mi I sembra, ma sensori di rispondono suono. bene. Devo dire la verità, va che è una meraviglia questo telefono, assolutamente. Il comparto telefonico pure mi sembra buono, l'ho provato, l'ho testato. Quindi ragazzi, cosa dire? Io con Real Racing voglio salutarvi, voglio ricordarvi che veramente l'hardware all'interno di questo piccolo device non lascia l'amaro in bocca perché funziona davvero molto bene, tante app, fluidità, monitor display HD che si vede veramente molto bene, guardate anche lateralmente, devo dire la verità. È molto bello questo nuovo vetro temperato bombato. Nella parte posteriore il design è molto interessante perché ha questo stile Samsung Edge. Lateralmente il tasto di accensione on off, tasto volume più e meno, altoparlante sotto, quindi anche se lo appoggiamo sulla tavola si sente molto bene. Microfono antirumore, c'ha questi inserti in plastica molto molto belli, devo dire la verità. L'inserimento per il jack 3.5 per la cuffia, abbiamo l'ingresso superiore micro USB per la ricarica della batteria, flash LED e telecamera 8 megapixel, 13 megapixel interpolata che non consento di utilizzare in modo interpolato, chassis in lega di alluminio, guardate quanto è bello, fatto veramente benissimo, rifinito veramente veramente in modo magistrale. Mi piace tantissimo questo telefono, il design è veramente veramente ottimo, il display funziona bene, risponde benissimo, manca il sensore di impronta, ma poco ci importa perché è un telefono a basso costo che funziona bene con una batteria di una giusta durata, tutti i sensori Android 6.0, quindi fondamentale, importante per il prezzo. Ottimo il regalo di Natale. Chi volesse scrivere può farlo a gianluca.attanasio@live.it. Io sono a vostra completa disposizione, carissimi amici. Vi rimando alla prossima recensione. Se avete domande, scrivetemi sulla piattaforma Amazon oppure in privato. Ciao ragazzi!